Buongiorno ragazzi, buongiorno Papi! Buongiorno a te e che buongiorno! Buongiorno! E che buongiorno! Lukaku è il nuovo attaccante del Napoli. Ma che partorito! Abbiamo partorito! Ma diciamo mise, nuovo mise a pochi giorni. Vabbè, stiamo rindo la media a pochi giorni dall'inizio del campionato, perché il nostro campionato comincerà domenica. È sempre così. Allora, prima di tutto lasciami dire una cosa agli amici nostri, la campanellina, mi raccomando la campanellina, perché la sente fa di inoltre alla campanellina, ragazzi, in descrizione vi lascio il link del canale Telegram aperto e gratis a tutti, canale betting aperto e gratis, gruppo Telegram, per un pacchetto totale di 45 milioni di euro. 45 milioni di euro, caro Giuseppe mio, tu per avere un attaccante vero, perché lasciamo stare questo qua, mo è attaccante vero. Tu finiamo di tenere un bigone. Ah, ma tu confondi, c'è quello che voglio dire, parlare, cioè tu stai, sai chi c'hai ora in squadra? Tu c'hai il Chihuahua e il Ciolito. Questo qua fa differenza. Lascia stare, io voglio bene a chi lì là. Perché i rilanci non stanno sud. Sempre perché a me non è che. Sai, a me piace i quadri che parlano con pallone che viene. Capito? Tipo brasiliana, carechi, guain, sta gente a qua. Però questi qua non ci sono. Però nell'ambito della situazione come sta messo in Napoli, c'è Luca che secondo me, perché ormai frittatini tra scurdò, e secondo me meglio che questo non potevamo pigliare. No, infatti ieri ho fatto... meglio di Luca che non ci sta un altro attaccante adesso, ci sta capoconto o truanna sempre. No, ma avevo fatto la domanda ieri ai ragazzi, con un pacchetto 30 più 15 di bonus, anni 31, è stato pagato tanto Lukaku? C'è chi dice sì, ma chi è un bidone, chi è questo e chi è chi. Allora ragazzi, a me personalmente, a me mi è sempre piaciuto, cioè non mi ha fatto sciambazzì, però mi è sempre piaciuto. No 45 minuti era, ma 30 ci potevo, ne so. A me 30, 40 e 35, vabbè, a me poco mi interessa, perché se tu vuoi raccogliere devi seminare. Allora se metti Luca che spendi 35-40 milioni, quello che sia, a me non è che mi interessa tanto, mi interessa avere la squadra forte, poi domani vuoi raccogliere qualcosa, perché sei con questo qua, un paio di pezzetti ancora, tu vai in Champions League, di soldi li hai recuperati, ma con il Chihuahua e Simeone il paio decimo e dodicesimo, ci rimetti quello più dire, quell'altro, e non va bene, nemmeno noi abbiamo Napoli è quasi chiuso, Gilmour McTominay, un Napoli piglia McTominay, lo dichiaramo. Il Napoli già spese 130 milioni, da dire che la società per Conte sta facendo degli sforzi, questo è da dire, cioè, perché non ma fai i pagliacci e cose, nessuno i pagliacci. Napoli ha fatto un grande sforzo per ma senti qua, ma tu, cioè, tu per fare una squadra devi spendere i soldi, perché ti hai visto con Nathan Lindstrom e questi qua io ti sto dando ragione, però c'è da dire che il Napoli attualmente, ora che non ha venduto Osimhen, ha speso tanti soldi senza incassare. Questo è da dire, Ma poi vengono Osimhen e pigli. Sono pienamente d'accordo, però il discorso che faccio io è questo qua. Se tu vuoi ambire a fare una grande squadra, ci vogliono i calciatori. Allora per ambire una grande squadra, vale a dire che la tua idea è di andare minimi Champions League, perché tu la prima quarta, cioè sta solo fatto il tuo scudetto, però guarda, i soldi sono quelli là, ok? Ma se tu non spendi, non arrivi in dei primi qua. Non sto dicendo questo. Infatti. Sennò lo sbaglio del Napoli è stato non fare la squadra prima. Attualmente i soldi li sta spendendo. Attualmente i soldi sta ancora comprando. Ho capito, però ti dico che senza soldi non si può fare niente. Allora per comprare i calciatori ci vogliono soldini. Purtroppo ci vogliono i soldini. Io ne disse niente, ti ripeto. È l'unica cosa che io... cioè vado a favore del presidente a chi si capa, per esempio io metterei una cosa 10 milioni di euro massimo calciatore e massimo 1 milione di euro di stipendi per me, però purtroppo il calcio è questo qua e va così, non potremmo cagnare né De Laurenti se ne è nato, il sistema calcio è questo qua, ma ci siamo, forse la domanda è perché il Napoli non ha spese prima e si sorta? Non lo so, sempre l'ultimo è sperare di fare
tipo esempio, che hai sotto e sotto la gente piglia, diciamo, lo so, però tu a Conte tu la squadra già ce li darà, lo so, ma ero, sai, che ti dico, meglio tardi che mai, perché mo comunque campionato è tutto da giocare, siamo alla prima, l'hanno persa. Ma speriamo che domani le cose si metteranno un po' a posto, perché non è che potremo perdere altro terreno, che mo se compriamo calciatori e proprio perdiamo terreno, non va bene. Subito vittoria e subito calciatori. Dai. Massimo, per domenica prossima un apra da tenere 4-4 nuovi in mezzo a campo. Sì, sì. 4/5 titolari nuovi. Un attacco nuovo. E ti faccio vedere la schella Lukaku, ragazzi. E ti faccio vedere le cose come cambieranno. Se no così. Ci voleva Castrenderolo da Napoli, capito? Settimana prossima forse prenderà altri 200 campisti, quindi ho fatto c'è un 300 campisti. Te lo dissi già tempo fa, un Napoli c'è un 400 campisti, perché un Napoli non ha centrocampisti, solo questi due, cioè, ci accontentiamo di questi due che abbiamo, però c'è un centrocampisti che fanno gol. Ci vogliono i centrocampisti che ti fanno di minimo 10 gol. No, fa una differenza. Non di centrocampisti che ogni due anni ci hanno fatto un gol. Eh sì. E te, allora prendendo due centrocampisti e fanno pure gol, e tieni a Lukaku, a Barachele, e ne riesci a non dimenticare. Ma le cose cambieranno. Il Napoli mo giocherà 3-4-3 con Lukaku. Vabbè, queste sono cose che 3-5-2. Non aspettano. 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, noi andiamo a vincere il partito. Ma avrei un altro gioco, a Giavere, devo vedere altra grinta in mezzo a campo, a Giavere, arabi di calciatori che vogliono vincere, da. Come vedi l'altra squadra. Allora noi ci vogliono ancora un paio di pezzettini. Però questo qua è stato fondamentale, perché l'hanno altro settimana da una. Ragazzi, Lukaku, da dire che a Don Franco ci è mai piaciuto, però in questa situazione qua, del Napoli è fondamentale. Ti dico una cosa. Ti ripeto, a me i calciatori che piacciono purtroppo non ci sono, ok? Eppure se ci stesse non li potessimo accattare neanche, ok? Però a tutto ciò non ci è piaciuto pure Osimhen, no? Perché faceva gol, si buttava, correva, no. Che i piedi ne poca banca, non uscia così, però questo qua tecnicamente è più valido di Osimhen, tu lo metti per iscritto. No, questo sì. Te lo metti per iscritto. E per me, secondo me, migliore di Lukaku come attaccante, come sta combinato Napoli, meglio non potevamo trovare. Calma e sangue freddo, perché mo ma fai nervosi, perché tu si muove i movimenti nervosi, non mi posso innervosire prendendo Lukaku. No. E diciamo la verità, ragazzi, cioè, non mi posso innervosire una placcata a Lukaku e dici ma non va bene. No. Qui la vuoto alla vita a chi li di là e poi vi da Lukaku, allora dipensa no, enormemente. No, questo. Allora questa è importante. Questo è interessante, la differenza abbiamo fatto un salto di qualità rispetto a chi li due centravanti che teniamo, parliamo di due centravanti, chi l'ha dato frittatino mai? E finì, questo è importante, che prima del finisce calcio mercato ci vanno ancora nati 2/3 calciatori, sì, sì. Taretta 105 milioni, 90 milioni. Da raccogliere, devi seminare, semina e ti faccio aprire i conti come tornano, se no faremo un campionato una volta decima e vi non può fare coppa, né UEFA, né Roma. Il Napoli sta spendendo i soldi e l'ammalisce. Il Napoli sta spendendo i soldi, ogni decima, cioè, a 4,20, senza nessuno esce, chissà. Ma ci voleva, caro mio, ma se tu tieni una macchina di 30 anni che va a 3 cilindri. No, io sto dicendo. Cioè, tu puoi fare una corsa, c'è una macchina nuova, e a cattare spendi 50.000 euro e cammini quasi sicuro. Se tu tieni una macchina a 3 cilindri e 2 ruote vuote, non vai a nessuna parte, arriva a Caianil e ti fanno a pigliare un quadro attrezzo. Ma quando potremmo fare una cosa, potremmo salire più un coppe, dimmi pure ai confini. Sì, va benissimo così. Il Napoli è attivissimo, ancora non è finita. Sono convinto che hanno pari coppettini. Non è ufficiale ancora, ma Lukaku sarà il nuovo attaccante del Napoli. No, poi voglio mai, cioè non mi fa pensare che non è ufficiale, è ufficialissima. No, perché no, se non fosse ufficiale, poi sarà, voglio pure fare bracciolo qua. Forza Napoli sempre! Forza Napoli sempre, ciao!